Siamo con l'avvocato Bruno per parlare di Paolana. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. Dunque avvocato, finalmente per i colori biancazzurri l'incubo sembra finito. La roboante vittoria della settimana scorsa quanto è pesata soprattutto nella testa dei suoi giocatori? Purtroppo l'incubo non è finito, perché ancora siamo impelagati nella lotta, nell'ardua lotta per la salvezza. Però sicuramente è stata una gara che ha dato morale, che ha dato fiducia, che fa sì che sia la società che la squadra, il tecnico e tutti i dirigenti hanno consapevolezza dell'essere vivi e dell'essere pronti a giocare quest'ultima parte di stagione per raggiungere la salvezza. Da questo punto di vista credo che la gara di domenica scorsa, di sabato scorso, sia stata di estrema importanza. Secondo lei fino a oggi di fatto che cosa è mancato alla sua squadra? È mancato cinismo, è mancata anche un pizzico di fortuna, si è corretto sicuramente qualcosa col mercato perché sono arrivati anche innesti di esperienza, ecco, da questo momento cosa serve alla Paolana oltre a vincere più partite possibili per provare intanto a mettersi in condizione di giocare il play-out in casa e poi eventualmente di evitarlo questo play-out? Guarda, posso dirti questo, è mancata un po' di fortuna sicuramente, e nel calcio la fortuna è alla sua importanza, però la fortuna bisogna anche meritarsela. La Paolana credo che sia stata deficitaria dal punto di vista della concretezza e dal punto di vista del cinismo e dal punto di vista della voglia di fare risultato. Si è stati arrendevoli su alcuni aspetti della gara quando bisognava cambiare ritmo o quando bisogna avere consapevolezza di avere la forza di fare risultato. Questo non lo si è avuto e per strada si sono persi tanti punti, oltre alle tante disattenzioni. E credo che alla base vi siano stati degli errori di partenza fatti dalla società. Nel calcio purtroppo non si improvvisa nulla e gli errori prima o poi si pagano e noi li stiamo pagando duramente. Un'ultima domanda, dicevamo uno scontro diretto contro il Cutro, cosa teme di più della formazione crotonese e l'eventualità di una vittoria, quanto potrebbe avvicinarvi effettivamente cioè quanta spinta in più vi potrebbe dare nel percorso di risalita che sembra intrapreso? Guarda, il Cutro è una squadra, credo io l'ho vista già al girone di andata e l'ho vista in un'altra occasione. E il Cutro è una squadra compatta, con un tecnico giovane ma di grandi prospettive. Peraltro è stato un calciatore che ha detto la sua nei campionati negli anni passati, è stato anche un calciatore della Paolana, per cui grande merito e grande onore a questo suo campionato. Il Cutro ha dei calciatori importanti, soprattutto a centrocampo, e dei ragazzi di grande prospettiva, dei juniores che credo siano tra i più bravi della categoria. Sicuramente la cosa che temo di più in questo caso è proprio la mia squadra, è proprio la Paolana, perché è mancata troppe volte in momenti decisivi. Domani l'obiettivo è quello di fare risultato pieno ed è indubbio che faremo di tutto per riuscirci, con l'apporto dei nostri tifosi e con l'impegno massimo da parte dei nostri calciatori, e tenteremo di fare il risultato pieno. Va bene avvocato, la ringraziamo per il suo intervento e a risentirci a presto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie mille.